Bella a tutti ragazzi, sono Aquila e benvenuti in questo nuovissimo video di Bussimulator 21 ragazzi. Oggi ho messo il tutorial, cioè guardo un tutorial di uno per vedere, aspettate che se ok, per fare la nuova missione collega Gold Island e Gold Island Tourist Center, scusate, con almeno una linea. Ok, porta 15 passeggeri da Gold Island Tourist Center, quindi è una cioè non c'è Island Tourist Center. Aspetta. Vabbè, allora io faccio andare il video. Dovrei comprare il Liveco. Aspetta, intanto questo lo parcheggiamo dentro. Comunque anche oggi facciamo i seri. Ok, allora adesso andiamo al negozio e dobbiamo, scusate, dobbiamo comprare l'Iveco. No, non dimmi che mi hai portato il pullman, che sennò guarda qua. No. Me l'ha portato. Zio, pazienza, lascio qua, spengo, apriamo il porticino davanti e scendiamo e andiamo. Compriamo il Liveco, che credo sia gas naturale, però credo che ce n'è anche un altro tipo. Dov'è che c'è scritto CNG? Ok, a gas naturale. C'è anche diesel, elettrico, diesel, busta gas naturale, diesel. Diesel, elettrico. Ok, è vero, lo scanner elettrico, diesel, tanto a me il settore non interessa, no. Quindi dobbiamo per forza prendere il Liveco, cioè ci sarebbe anche il manno, ma a me, cioè, a me non piace per niente. Ce la faccio con i soldi? Non c'è scritto, però vabbè. Te porto, dai. Yeah, ok. Ok, si sta portando via il Liveco. C'è lo Scania. C'è. Oh madonna, il Mercedes, scusa, è lì. Le luci dove sono? Facciamo così, dai. Inizia che illumina niente sta luce qua del passeggero, del pilota. Allora, scusate se dico qualche cagata, abituatevi. Allora, non ho soldi.
Raga, non ho i soldi. Ma porca tota. Te ne vai a fan quick, dai. Però se io mi vendo il mio il mio Mercedes, ho sbagliato qua. Cambia autobus, questo e questo. Quanto vale? Devo pensare, poi cioè se vendere questo e comprarmi l'altro. Un attimo che vedo quanto ci guadagno. Più 150.000, 40.000, 349.000. E questo mi, no zio, se mi costa cioè 1.000 euro in più guadagno. Dal 130, ah, no, ce la faccio, dai. Adios, Citaros, mi dispiace. Sei stato molto, molto gentile, vediamo. Questo 150, sì, mi vale sempre uguale. 100, sì, mi vale sempre uguale. Adios. Ho i soldi giusti? 233. Zio, ma me ne ha dati di meno? Vabbè, dal calcolo che ho fatto. Vabbè, dai. Rimango con 3.000 euro, però va buona. Come non ho fondi sufficienti, ma poi. Ah, 300, ma vada via dal... Ma vada. Raga, che due, se here's the bus you chose. Vabbè, nel video sta mettendo la pubblicità, ma sinceramente adesso non mi interessa come roba. Vediamo come crea la, diciamo, la tarta, ok. Ah, quindi devo... Uno. Scusate. Uno.
Vabbè, buono così. Allora, qua la fai vedere che l'ha già creata. Adesso dobbiamo prendere questo lavoro, linea 7, guida ora. Namos, copiamos. Ma raga, ma quello lì lo sta già modificando le fermate, ma no, infatti io non posso. No. Perché credo che lui l'aveva già fatto un viaggio. Che palle, quanto costa quel veicolo lì a gas naturale, dai, che però non è possibile. È verde, ma no, io passo, vabbè, tanto si può andare adesso con questo, quindi non c'è problema. Ha un po' preso un marciapiede, ma raga, leggermente, ma niente di che, c'è niente. Non so perché fa ste sfollate, cioè non è possibile. No, aspetta, mi devo tenere in mezzo che devo solo andare dritto. No, ancora a sinistra mi devo tenere. Dai, diventa verde. Madonna, se questo qui tagliava come ha fatto quello lì prima, donna, lì rimaneva attaccato al clacson 15 minuti. Oh, scemo! E che cazzo. Un po' di autostrada è divertente. Ma state attenti, mannaggia. Una fottina e dobbiamo uscire. Che figo. Facciamo che non mi schianto, va bene? Proviamo sta sfida. Ma da adesso, adesso. Mamma mia, le due qua con tutte queste stradine piccoline. Belle però, mi piacciono un botto, ci sta. La cacata? È che lo specchietto non mi classifica tipo le robe tipo i muretti, i marciapiedi, cioè i marciapiedi credo che sì. E neanche però i cespugli. Hey,
Visto, raga? Guardate il cespuglio alato, guardate dallo specchietto, non li fa vedere. Infatti magari se ne becco... Se ne becco uno solido, diciamo. Ascolta, aiutato, non è un problema mio, cioè... Sono arrivato da 15 km di lontano. Guarda gli sti... Vabbè, dai. Tanto ne guadagno un po'. Poco. Vabbè, dai. Tanto ci metto io, non ci mettete voi tangui. Madonna, è stranissima sta curva, ma... raga, è bella la Gold Island. Island o Iceland? Island, credo. Non lo so, buon. I am, vabbè, non sono inglese, punto. Ok, dopo la curva c'è la prossima fermata, però guarda, non mi inchiodo qua. Here you go. No. No, non passate. Cioè, non me ne frega niente. Me ne sbatto. Voi non ci passate, mo. Sta onesta qui, facciamo un attimo in terza. C'è la... Come si dice? Visuale fuori, però zio sei deficiente, se inchiodi e vai, inchiodi e vai. Cazzo la faccio io. Ah, ecco perché Twist c'è sempre. I'm going to see my grandson soon. Ma chi te l'ha chiesto? Sei una sana testa di cazzo, cioè se viene avanti, coglione. Minchia, cosa li direi? I hope there's no ticket inspection today. Guidiamo così, almeno c'è un po' i tornanti li vediamo meglio. Qua si va sull'autostrada. Oh, ma quanto cazzo lagga, raga. Zia, ma non stavi dormendo? Cioè, occhi aperti, mi guardano, che gioco. Porta 15 passeggeri. Va bene. Ecco.
bellissimo, spettacolare. Questi paesaggi sono veramente belli. C'è bisogno di allargare gli organi tornanti, che sono proprio strettini alcuni. Bello. Lo so che è poco reale guidare da fuori, però voglio anche godermela un po' così. Oh, nice day. Questo secondo me vuole il biglietto. No. Ma io non l'ho toccato. Ma porca. Oh, I forgot to water my plants. Hey. One ticket, please. I recently managed to hit myself on the head with a bat. No. Giornaliero 1. Bon. Voi no, no. No, questo era estremissimo. Ma poi era l'estate. Cioè è vero il paesaggio, anche le strade che sono diverse, però volevo dire che sono un po' strane, ma in, anzi come si dice, innovative, non so se si dice così, che hanno, diciamo, non hanno le scrittine tipo quelle della corsia, i disegnini, sono strane. Allora è come se hanno piazzato giù il cemento a casa. Hanno piazzato giù il cemento a casa e basta. Comunque, raga, scusate se dico stavolta sbaglio a parlare, che sono un po'. Che sono le 11 di mattina. Beh, poi sembra tanto, ma. Hello. Poi sto pensando anche ad altre cose da fare, questo, quello. No one's perfect, dear. But the bus driver comes very close. Sorry, I forgot to get off. I like some of All Directions' music genres more than. Ma scende o non scende? Che cazzavola ne so io. Never had such a relaxed writing experience. I vow. Allora, può sembrare, e lo è, un'idea bruttissima, e di vendere anche questo qua di Pullman. Cazzo, se posso, continuo così. Non mi basta neanche vendere questo, devo vedere. Devo fare un calcolino, se vendere anche questo, così almeno mi prendo il CNG e completo la missione. Perché di solito quando completo la missione mi danno dei soldi. E poi continuo col CNG.
I appreciate your punctuality. Comunque, creatore di questo gioco qua, prima già bellissimo, non c'è niente da modificare. Lui che... Scusate. Le uniche cose di mettere, se non ci sono, i sottotitoli delle persone che parlano. Se ci sono, scusate, sono io deficiente. Stai fermo lì. Sono io imbecille che non li ho visti. Questo no, questo era il tornante più... Non era proprio un tornante perché è un incrocio, però comunque è una curva fortissima. Te ne stai zitta che devo parlare io? Il tuo canale? No, il mio canale, ecco. Tanto non mi caga nessuno, quindi posso anche stare zitto. Vabbè, cos'è che stavo dicendo? Ah, l'unica cosa che si potrebbe migliorare è tipo mettere anche altri tipi di pullman, tipo i Mercedes, quelli vecchi, tipo le tu... Aspetta, devo cercare se esiste il modello che voglio io di camion. No, ho sbagliato. Yes. Vabbè, intanto... No, immagini. No. No. Ma cazzo, cioè mettono. Ho cercato Mercedes Pullman e mi vengono fuori le limousine, ma stiamo bene o no? Ho capito, tutti scemo, quindi io devo fare una strada che fa da God Eyes. Prima voglio comprarmi il KNG. Cioè adesso scriviamo. Thank you. No. Tutti giù. Ok, sono usciti dei pullman Mercedes. Aspetta che scrivo vecchi. No, zio, no. That's great. No. Aspettate, raga, mi levo un attimo dalle scatole. Non parte. Vabbè, grazie al cacchio, se no non chiudo le portiere. Tipo, sarebbe bello che mettono... Adesso li guardo un attimo da internet, intanto devo caricare un'altra tratta. Ok. Vediamo un attimo questa. Ok. Allora, uno. Il Mercedes-Benz integro. Bello. Non male. Poi vediamone altri. Qua ma escono quelli vecchissimi. Ma no, vediamo. Ne ho visto uno che non è male. Mercedes-Benz Turismo. Bellissimo. E l'ultimo. E c'è solo il turismo. Ah beh, perché grazie, se no.
C'è il pullman del coronavirus, cioè del, scusate, dell'ambulanza. Vabbè, dai, vanno bene questi due. Adesso io in teoria dovrei creare una tratta che va da Tourist Center, no, una. Prendi i passeggeri a Gold Island Tourist Center. E tipo facciamo che vado qua, qua e qua. Proviamo a vedere. C'ho le frecce sbagliate, però vabbè. Vuoi fare inversione così ci arriviamo subito? Se mai prima di fare prima di iniziare la missione concludo il video. Bom. Vi dicevo che mi piacevano molto sti. Sti mezzi qua un pochino vecchiotti. Cioè io sono un mezzo. Io sono un mezzo, sì. Sono proprio un veicolo. Io sono un tipo di veicoli nuovi, macchine nuove, pullman nuovi, però anche quelli un po' vecchi non ci vanno male. Raga, c'è un parcheggio dove mettermi? Perfetto. Raga, ho toccato dietro? No, ho tirato giù un bidonino. Zio, sei proprio stronzetta. Ma io faccio così, mi metto Vicente dietro a tutti, accendiamo i tergi cristalli, accendiamo le luci, non gli abbaglianti. Ecco, lì ho trovato una sostina piccolina. Bene. Mi voglio mettere però un pochino più che posso uscire, perché volevo prima al prossimo episodio che io registro subito. E vorrei andare a vedere una cosina che ho visto. Ok. Così. Va buona. Allora, adesso spegniamo il pulmino, anzi no, lo lascio acceso. Ragazzi, intanto io inizio a registrare l'episodio dopo, quindi ragazzi, ci vediamo al video, ci vediamo al prossimo video e bella a tutti, ciao.